E sono sempre loro, cari ragazzi. Sono sempre loro. Non la smettono mai. Addirittura la partita di Champions League, a detta di un tifoso della Juventus, di un giornalista serio come Moncalvo, Canale 5, TG5, quindi non uno che scriveva sul vernacoliere. Moncalvo dice che Juventus PSV clamoroso non si poteva giocare. C'era un chiaro conflitto di interessi, come un conflitto di interessi, a detta di molti, c'era anche nell'acquisto del giocatore brasiliano David Luiz, perché il presidente dell'Aston Villa fa parte di Exor Council, che è un organo di Exor, con CEO John Elkann. Moncalvo dice: curioso, Juventus PSV non si poteva giocare. La squadra olandese di proprietà della Philips, società che circa un anno fa è stata acquistata per il 15% dalla società di John Elkann, Exor, poiché i suoi interessi principali sono i robot e gli accessori tecnologici per le operazioni chirurgiche. La Juventus ha giocato contro una squadra che non potrebbe essere una sua avversaria. John Elkann da tempo sta trattando per avere le doppie quote, ovvero sia il 30%. Quindi c'era un chiaro conflitto di interessi nella partita di Champions. Quindi io spero in una grave squalifica per i bianconeri. E come se non bastasse, quelli che ora si vorrebbero ripulire la bocca parlando male dell'Inter, attenzione perché loro che parlavano di guardia di finanza, la guardia di finanza ce l'hanno in casa loro, perché sono stati sequestrati 75 milioni di euro di Elkann al presidente della Juventus per frode fiscale, truffa allo Stato. Articolo di 20 minuti fa. La Guardia di Finanza ha sequestrato disponibilità finanziarie, beni mobili ed immobili per 74,8 milioni di euro ai fratelli John Lapro e Ginevra Elkann, oltre che al presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, storico commercialista della famiglia Agnelli Elkann. Quindi il comunicato della Procura. Attenzione perché qui è molto grave, è grave la cosa. C'è un procedimento penale pesantissimo, quindi cari juventini, prima di parlare dell'Inter, vi consiglio di guardare in casa vostra, perché ve lo ripeto, fino a prova contraria, e sfido chiunque a dire il contrario, nei tribunali i reati sono dalla vostra parte, non sono dalla nostra parte, perché non lo scrivo io, non lo riporto io. Con questo vi saluto e a questo giro noi speriamo. L'Italia deve dare un segnale forte al calcio italiano. Speriamo nella radiazione della Juventus, perché bisogna dare un segnale forte al calcio italiano. Chi di dovere deciderà se radiarla oppure no? Non sarò certo io a deciderlo, perché se qualora lo dovessi decidere io, ovviamente la Juventus, cioè la Juventus, per come la vedo io, ed è una mia opinione, posso sbagliare, non dovrebbe più esistere nel calcio italiano da 20 anni. Chi di dovere a questo punto deciderà se radiarla o se lasciarla ancora, tra virgolette, nel calcio italiano, ma con tutti i conti del caso, perché a livello di immagini, per come la vedo io, ripeto, è una mia opinione, il calcio italiano è distrutto. È distrutto dall'immagine di queste cose, perché ragazzi, non è possibile. Non è possibile. Io criticavo anche Zhang e molti di voi lo sapevano, lo sanno benissimo, ma queste sono robe pesanti che si ripercuotono anche sulla scuola di calcio. Quindi, cari tifosi della Juventus, prima di parlare dell'Inter, una sciacquatina non farebbe male, una disinfettatina. Pensate a casa vostra, perché ora, a parte il processo Prisma, dove ci sono le deposizioni. Una in primis della signora Marilungo, della dottoressa Marilungo al PM, dove dice che Agnelli la voleva obbligare a firmare un bilancio che a detta di Consob non stavano in piedi in terra. Tra l'altro la Consob, che
si è costituita a parte civile. Quindi ormai siete fino a quassù pieni di problemi, cari giuventini, e siete ridicoli a parlare del Inter. E attenzione, perché tra processo Prisma nel penale e tutte queste robe non scherzeranno più con voi ora. Altro che l'Inter che non si poteva iscrivere. Sarete voi non essere più iscritti a breve. Ciao Inter!